Io ho visto troppi giocatori che purtroppo dopo un anno che giocano una partita, siamo il secondo tempo siamo calati, è troppo. Ora bisogna capire che c'è gente che è un anno che era ferma, 2 mesi che non si sono allenati, insomma bisogna aspettare perché siamo fisicamente non abbiamo ancora, c'abbiamo, quale giocatore aveva i 90 minuti? Quasi nessuno, purtroppo loro erano molto più freschi di noi, hanno meritato il pareggio perché indubbiamente... Ma soltanto un discorso fisico, forse anche qualche errore di troppo, soprattutto in difesa? Giocatori che un anno che non giocano, Moschera ha fatto la prima partita dopo un anno, e quello il 28 come si chiama, uguale, gente che non si è allenata, tipo capisce, chi ha fatto un po', chi era allenato bene era quello lì, Putolo, che a Pescara ha fatto l'ultimo allenamento e poi è venuto con noi, gli altri sono un po' indietro, ecco, ora bisogna avere un po' di pazienza, c'è stato tanti cambiamenti, ragazzi, ora c'è squadre in B che giocano quasi tutti i giocatori, abbiamo visto cosa è successo anche con le altre partite, e purtroppo la Serie B bisogna lottare coi denti, e quindi noi stasera non, secondo tempo abbiamo... Vabbè, ma sai, io credo che martedì questi fischi devono finire, ecco, perché intanto guardi non si muove nessuno. Se si muove qualcheduno che non rientra nella rosa della squadra va bene, quindi noi sì, però adesso Biagianti manca il capitano, che lui a centrocampo, sa, qui ragazzi la Serie B bisogna correre, c'è poco da fare. Presidente, ma questo modulo la convince? Ma sai, io adesso bisogna capire questo modulo, perché noi abbiamo sempre fatto il 3-5-2, questo purtroppo, chiamatelo un po' come volete, perché noi il 4-3-3, però il 4-3-3 presuppone che tu fai dei tiri in porta e ne fai tanti, però allora anche queste cose qua bisogna guardarle un pochettino, va?